La sera di domenica 21 ottobre, il sindaco di Firenze Matteo Renzi, candidato alle primarie del Partito Democratico, è stato presentato al Teatro Sociale Giorgio Busca di Alba dall'imprenditore Oscar Farinetti e dal comitato Adesso Alba per Renzi. Dopo aver improvvisato un piccolo comizio di fronte al Teatro Sociale per la grande folla di persone che non era riuscita ad entrare, Renzi ha esposto i tre punti cardine del suo discorso, ovvero la definizione del concetto di rottamazione, per il quale è stato criticato da più parti, la riflessione su come si possa ancora immaginare il futuro e il fatto che debbano essere innanzitutto i cittadini a decidere il risultato delle elezioni, a prescindere dalla vittoria di qualsiasi candidato, compreso Bersani. In merito alla rottamazione, Renzi ha spiegato che questa parola rappresenta innanzitutto una sintesi di quanto intendeva affermare, poiché se avesse dichiarato di auspicare il dovuto ricambio generazionale necessario al cambiamento del paese, non lo avrebbe ascoltato nessuno. Per il sindaco di Firenze, la priorità è quella di interrompere il finanziamento pubblico ai partiti, in Italia il più alto d'Europa, ma anche all'editoria dei partiti. Renzi ha dichiarato che, se sarà eletto, metterà online le fatture relative alla pubblica amministrazione, compresi i conti della RAI, oltre a bloccare i finanziamenti pubblici alle campagne elettorali e a rendere trasparente e consultabile in rete quelli privati. Uno dei passaggi che hanno suscitato maggiore attenzione tra i molti partecipanti, distribuiti su entrambe le sale del Teatro Sociale, piene fino all'inverosimile, è stato il discorso sul futuro, che secondo il candidato del Premier è ormai uscito del tutto dall'agenda politica italiana. Sottolineando il nostro debito pro capite equivalente a 32.500 euro, Renzi ha affermato: «La generazione che abbiamo mandato in Parlamento ha speso denaro che non aveva, raddoppiando in pochi anni il rapporto tra debito pubblico e PIL e considera il futuro una minaccia». Soffermandosi sulla questione dell'Ilva di Taranto, il sindaco di Firenze ha ricordato che, così come nel caso di altre realtà, la classe politica locale non è intervenuta in 30 anni contro i veleni che inquinano l'ambiente. Un esempio che, affiancato ai costi della Salerno-Reggio Calabria, superiore a quelli che hanno permesso di spedire la sonda Curiosity su Marte, simboleggiano la reale necessità di un ricambio generazionale che il futuro permette ancora di immaginarlo. Per Renzi, se il problema del fisco non viene preso in mano dai politici, rischia di esplodere. A tutti i presenti, il candidato del Partito Democratico ha ricordato come i 120 miliardi di evasione presunta nel nostro paese si possono combattere incrociando le banche dati e facendo dialogare tra loro le varie parti dell'amministrazione pubblica. Per non parlare dell'idea di far compilare le dichiarazioni dei redditi dei cittadini direttamente allo Stato, in modo da rendere la pratica semplice ed efficace ed evitare lo spreco di denaro pubblico derivato dai processi tributari che, ha sottolineato, nell'84% dei casi sono vinti dai contribuenti. Renzi afferma che il sistema del fisco va completamente riorganizzato, poiché in un contesto dove è giusto che fatture e scontrini siano pagati, rappresenta oggi un'entità forte con i deboli e debole con i forti. Lo Stato, ha ricordato, è oggi il primo a non onorare i suoi debiti nei confronti delle imprese. Per Renzi il futuro si vince attraverso la scuola e la cultura. Il sindaco di Firenze propone un patto con gli insegnanti che, da un lato, restituisca alla loro figura la forza e la dignità sociale necessarie per incoraggiare gli alunni a formarsi, ma che, dall'altro lato, porti il merito nella scuola. Il sindaco di Firenze ha ricordato il suo tentativo osteggiato da molti di riaprire la Torre di Arnolfo, dove fu imprigionato il Savonarola e dove i partigiani suonarono la campana della Martinella per ricordare di essere stati loro a liberare la città prima degli alleati. Per Renzi non mancano le meraviglie, ma meraviglia nella nostra città, ovvero la capacità di stupirsi di fronte alla loro bellezza e al loro splendore. In merito al suo discorso sulla libertà dei cittadini di scegliere il loro candidato, Renzi ha ricordato che sono molti gli elettori delusi che credevano nel Partito Democratico come novità della politica italiana, ma che lo sono ancora di più quelli del PDL, persone alle quali bisogna tendere la mano e chiedere il voto, poiché, ha affermato, non esiste la supremazia culturale della sinistra sulla destra. Se il centro-sinistra non prende i voti dei delusi del centro-destra, rischia di perdere le prossime elezioni. Persino nella Lega vi è chi credeva davvero che il Carroccio non avrebbe governato con roba ladrona. Proprio per questo, ha aggiunto, la sinistra deve fare oggi proposte credibili. Dopo aver ricordato l'errore che ha compiuto la sinistra nel mandare a casa Romano Prodi per due volte, Renzi ha dichiarato di non voler essere anti, poiché non gli piace parlare male degli altri, preferendo piuttosto fare proposte serie per il paese, sia in caso di vittoria che in caso di sconfitta. Il sindaco di Firenze ha anche affermato che se perderà le primarie,
collaborerà con il vincitore e non prenderà premi di consolazione, quale ad esempio le nomine a ministro o sottosegretario che avevano caratterizzato candidati sconfitti dalle primarie passate, con meno del 10% dei voti. Nel concludere il suo intervento, Renzi ha citato in un video una scena del film La ricerca della felicità, con il personaggio interpretato da Will Smith che dice a suo figlio: quando le persone non sono capaci di fare qualcosa, dicono a te che non sei capace, esattamente quello che in molti tra i suoi detrattori hanno già dichiarato a lui. Poco prima dell'inizio dell'intervento, Oscar Farinetti aveva concluso il suo discorso iniziale affermando che Renzi ha già vinto, poiché ha contagiato la sinistra esattamente come Atene fece con Roma dopo essere stata conquistata, da cui il famoso detto latino Atene capta Roma cepit. Poi c'è Emanuele che ha 9 anni e Esther che ha 6 anni. Francesco, quando gli ho detto che avrei fatto le primarie, mi ha chiesto che cosa significasse. 2 mesi lontano da casa. 2 mesi è troppo. Amore, non abbiamo alternative. Allora io voto Bersani. Francesco, no. Te non puoi votare. Perché? Oddio, potrebbero fare una leggina, un regolamento in cui se si prescrive alla scuola elementare o alla media, potrebbe arrivare per fare un certificato perché la garanzia che vota per uno che inizia con la B. Certe lettere. Però al di là di quello, cos'è che voglio dire? Al di là dell'amarezza anche personale, del sentirsi in colpa, episodio che capita a tutti i padri e a tutte le madri che non possono stare fissi con i figli, c'è un punto che vorrei che mio figlio sapesse. Non mi interessa, spero di vincere, ma non mi interessa se alla fine vinciamo o no. Mi interessa che tra un anno, 5 anni o 10 anni, Francesco sappia che suo padre, quando ha avuto un'occasione, ha fatto prevalere l'altruismo sull'egoismo, ha fatto prevalere il coraggio sulla pavidità, ha fatto prevalere il gusto di tentarci rispetto alla sicurezza di stare tranquillo. Se riusciremo a far capire ai nostri figli che quello che stiamo facendo non è per rampartismo, non è per arrivismo, tant'è vero che siamo gli unici a non chiedere consolazioni, ma è perché pensiamo che la politica sia quella straordinaria forma di carità organizzata, come la chiamava un sindaco di Firenze quando i sindaci erano seri, si chiamava Giorgio Lapira. Bene, se riusciremo a far credere questo a Francesco e a quelli come lui, la sfida di tornare a restituire bellezza alla politica almeno potrà essere iniziata. Noi proviamo a farlo adesso, se avrete modo di darci una mano, vi saremo grati. Grazie Oscar, grazie a tutti quelli che ci hanno